Non c'è trippa per gatti, ragazzi. Anche stasera non c'è trippa per gatti, è vero. La capolista se ne va, canta lo Juventus Stadium in finale di partita ed è un po' il sunto di Juventus Lazio 2-0. Più 15 punti sull'Aquilotto. E come dire, quando pensate di avvicinarvi, anche soltanto pensate di avvicinarvi all'eccellenza, e da 4 anni a questa parte in Italia la Juventus è eccellenza allo stato puro, ecco che tornate subito amaramente alla realtà. E anche stasera fegati Spappolations! E giù di Malox, e giù il rospone che anche stasera non scende e vi porta a dover vivere l'ennesima notte insonne. E andiamo, ragazzi, e andiamo. Loading for 33. Lo scudetto è sempre più vicino. Allora, praticamente Juventus-Lazio, come detto, 2-0. In pratica la Juventus ci mette 28 minuti a chiudere la pratica Lazio. Io ovviamente saluto subito in apertura video tutti gli amici di Passione Juve e di Delius Channel. Allora ragazzi, Tevez al minuto numero 17, Bonucci al minuto numero 28, chiudono la pratica Lazio in neanche 30 minuti. E poi amministrazione saggia della Juve di palla ed energie che torneranno preziose poi mercoledì in quel del Principato. Allora vado immediatamente con i numeri di volata, non vorrei essere troppo lungo stasera, troppo prolisso, perché in fin dei conti è stata una vera e propria prova di forza della Juve e quindi le immagini hanno reso l'eccellenza, appunto, bianco-nero più delle parole. Allora, detto dei gol, i tiri totali sono stati 8 per noi, 17 per loro. Nello specchio sono stati 4 per parte, tiri respinti 1 nostro, 9, 1 per noi, 9 per loro, da fuori area 6 loro, 14 noi, da dentro l'area 2 loro, 3 noi. Il possesso palla è stato del 40,9% della Juve contro il 59,1% della Lazio. Di fatto abbiamo lasciato a loro l'iniziativa nella ripresa, che comunque si è concretizzata soltanto con una punizione deviata sulla traversa di Candreva da super Gigione Buffon. È stato praticamente l'unico vero pericolo, se ci aggiungiamo poi uno scivolone, uno svarione di Chiellini, che stasera l'ho visto un po' distratto al chiello nel finale, sul quale comunque anche lì Gigione Buffon ci ha messo una pezza. Poco altro da dire, una Juventus che è stata praticamente perfetta stasera, l'ennesima grande prova di forza. Se vogliamo, questa di stasera potrebbe essere la falsa riga di prestazione che si potrebbe poi vedere a Monaco nel Principato. Attendere gli avversari che dovranno per forza di cose fare la partita e poi colpirli impietosi in contropiede. Allora ragazzi, per stasera io vi saluto, la chiudo qua. Juventus batte Lazio 2-0, loading for 33, il 33esimo scudo è sempre più vicino. Vi saluto tutti quanti, vi abbraccio, salutate la capolista che va a più 15, vola lei, vola l'Aquilotto, si è schiantato a terra stasera. A mercoledì al post partita della semifinale, perché dobbiamo andare nel quarto di finale, perché dobbiamo andare a prenderci la semifinale di Champions. Ciao a tutti, a mercoledì, alla tarda notte di mercoledì, e come sempre, più di sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao ragazzi.